Roberto Di Marco, sindaco di Isola, un comune, quello appunto di Isola, che con grande caparbietà è riuscito a farsi riconoscere come comune del cratere. Cosa ci si aspetta adesso per la ricostruzione? Ma questo, il fatto di essere entrati nel cratere è un primo passo, che non è il punto di arrivo. Il primo passo è importantissimo. Adesso noi dobbiamo recuperare il tempo perso, dobbiamo accelerare nella ricostruzione delle nostre scuole, nella ricostruzione degli edifici strategici di quel comune, nella ricostruzione del tempo perso per stare appresso a un sacrosanto diritto che era quello di far entrare Isola all'interno del cratere. Noi dobbiamo dare una spinta per la ricostruzione delle attività commerciali che hanno abbandonato Isola, per la rivitalizzazione di isole centro storiche e di tutte quelle realtà che oggi ci stanno dando problemi, l'abbandono del territorio, la gente che è andata via, li dobbiamo far rientrare presto e questa è sicuramente la spinta che ci può dare, come dicevo prima, la ricostruzione delle scuole. Noi per settembre dobbiamo avere le scuole sia della media sia dell'elementare completamente ricostruite, altrimenti per noi non è una bella cosa. Abbiamo tutte le scuole noi con esiti di inagibilità. Stiamo adesso partendo con la scuola media che ce la fa la ricostruzione, ce la ricostruisce il commissario per la ricostruzione, e con i MUSP, i moduli provvisori, che dovrebbero ospitare le scuole elementari. Per noi è importantissimo questo perché è un primo passo, dare una speranza ai nostri ragazzi.